anche le fondazioni bancarie dovranno pagare l'IMU. Lo stop all'esenzione arriva dalle commissioni del Senato che lavorano al DL sui costi della politica. In particolare, le commissioni hanno approvato l'emendamento proposto dal senatore capogruppo in Commissione Finanze dell'Italia dei Valori, Elio Lannutti, che obbliga appunto le fondazioni a pagare l'imposta sui beni immobili. Secondo Lannutti, che è anche presidente dell'ADUSBEF, si è messo fine ad una profonda iniquità. La questione adesso passa però al governo Monti, che con un colpo di mano potrebbe bloccare il lavoro parlamentare. È stato approvato questa notte un mio emendamento, è una battaglia che faccio da molto tempo per fare in modo che queste combriccole di amici che da 40 anni spadroneggiano non siano esentate dal governo dei banchieri al pagamento dell'IMU, quest'IMU che pagano anche i vecchi ricoverati negli ospizi. Finora erano state esentate, un mio emendamento è stato approvato da una maggioranza trasversale. Ora, nel maxi emendamento, mi auguro che il governo non faccia marcia indietro, perché oltre al danno accadrebbe la beffa e comunque noi faremo le barricate. Se il governo dovesse fare marcia indietro, significa che il governo in qualche modo è contro le decisioni del Parlamento? Ma questo già lo sappiamo, questo è un commissario. Il governo Monti è stato scelto dal mafio massonerie di Bilderberg e Goldman Sachs, dalle cancellerie europee per commissariare l'Italia, ma abbiamo visto addirittura anche la dichiarazione infausta che ha fatto sulla sanità, sul servizio sanitario. Questi vogliono appaltare tutto ai banchieri di Goldman Sachs e alle assicurazioni, pezzi che sono, diciamo, la punta di diamante dello stato sociale di questo paese, rappresentano pure l'eccellenza in alcuni casi come il servizio sanitario nazionale. Noi non ci stiamo. Continueremo a batterci per i diritti dei consumatori e della povera gente, perché questi signori delle fondazioni che ricevono dalle banche azionisti fior di dividendi, invece di rafforzare il capitale, vediamo pure il mondo dei Paschi di Siena, ricevono i dividendi dalle fondazioni e poi come le utilizzano in maniera clientelare per pagare gli stipendi, i compensi nei consigli di amministrazione, questi puzzetti che da 40 anni, diciamo, infestano la politica economica italiana, devono andare a casa. L'IMU e la Chiesa, il Consiglio di Stato ha detto che da gennaio 2013 anche la Chiesa dovrà pagare l'IMU, ma è proprio così? Beh, le sentenze devono rispettare il Consiglio di Stato, anche quella che ha chiesto a Renata Polverini di indire elezioni regionali entro 5 giorni, altrimenti mette un commissario ad acta, perché è una vergogna questa regione Lazio che continua a pagare stipendi, fior di stipendi, e voleva andare alle elezioni il 10 marzo. Il Consiglio di Stato ha detto di no, bisogna rispettarlo, e quindi anche l'IMU sulla Chiesa bisogna rispettare la sentenza del Consiglio di Stato.